Dal 23 di ottobre, i britannici, sotto la guida del maresciallo Montgomery, scatenano ad El Alamein una violenta offensiva contro le forze italo-tedesche. Ma non riescono a sfondare le linee nemiche, benché in fatto di uomini e di mezzi siano due volte più forti degli avversari. Hanno inoltre il vantaggio di avere vie di rifornimento molto più brevi. Per di più possono contare su un nuovo tipo di divisione di fanteria dotata di una notevole massa di artiglierie e di molti carri armati. Quasi 300 di questi carri sono stati forniti dagli americani. Si tratta dei potenti Sherman, contro i quali possono opporsi validamente soltanto una trentina di carri tedeschi Panzerkampfwagen Mark IV. Nei giorni precedenti, per ingannare Rommel sul luogo dell'attacco, Montgomery ha camuffato da autocarri i veri Sherman, mentre ha astutamente mimetizzato, ma in modo che fossero visibili, centinaia di falsi carri armati costruiti in gomma. Le truppe britanniche si sono avvicinate al fronte solo durante le ore notturne, mentre di giorno sono rimaste immobili, al coperto nei loro nascondigli. Ma nonostante la maggiore potenza di fuoco, i mezzi a disposizione e gli stratagemmi, i britannici si trovano per molti giorni in difficoltà. E solo il 4 novembre, dopo furiosi combattimenti, riescono finalmente a superare i campi minati e a sfondare le difese avversarie. Non riescono comunque a sfruttare adeguatamente il successo e danno modo a Rommel e al grosso delle sue forze di sfuggire all'accerchiamento. Nella lotta si sacrificheranno tra le altre due divisioni italiane, la Folgore e l'Ariete. Gran parte degli italiani, che hanno combattuto con accanimento ed eroismo per due settimane, sono fatti prigionieri, anche perché i tedeschi, per ritirarsi, si sono impadroniti con la violenza di quasi tutti gli autocarri disponibili. Dopo la sconfitta di El Alamein, la situazione diventa così critica che due giorni più tardi, il 6 novembre, Mussolini già ammette in privato con Galeazzo Ciano che molto probabilmente l'intera Libia sta per essere perduta. L'8 novembre britannici e americani sbarcano in forze sulle coste del Marocco e dell'Algeria, allora colonie francesi. L'operazione costituisce un grande evento storico, poiché segna l'ingresso degli americani nel Mediterraneo. E a partire da questo momento, gli Stati Uniti conquisteranno rapidamente anche in questa area il ruolo dominante occupato un tempo dall'Inghilterra. Gli anglo-americani effettuano lo sbarco in modo confuso e in luoghi che sono un po' troppo distanti dal fronte del Nord Africa. È tuttavia un'operazione che produce effetti immediati e molto importanti sull'andamento della guerra, perché rende più vulnerabile la penisola italiana e mette in grave pericolo le forze italo-tedesche in ritirata da El Alamein. Queste truppe rischiano infatti di restare chiuse tra due fuochi, tra i britannici di Montgomery che provengono dall'Egitto e l'armata di Eisenhower che avanza dal Marocco e dall'Algeria. Il maresciallo Pétain, che governa sia nelle regioni della Francia non ancora occupate dall'asse, sia nelle colonie del Nord Africa, dove gli anglo-americani sono sbarcati, ordina alle sue truppe di opporsi agli alleati. Ma i militari francesi preferiscono assumere una posizione ambigua, che si traduce quasi subito in una concreta collaborazione con gli anglo-americani.
Atteggiamento comprensibile, poiché ormai gli alleati appaiono molto più forti degli italo-tedeschi. Per tutta risposta, i governi di Roma e di Berlino decidono di estendere l'occupazione all'intera Francia. Gli italiani occupano Nizza, invadono la Corsica senza incontrare ostacoli e dopo qualche giorno, il 15 novembre, le forze dell'asse sbarcano anche nella Tunisia francese con il consenso delle autorità locali. In un primo momento, le forze dell'asse entrate nella Francia meridionale non occupano il porto di Tolone, poiché il capo della flotta francese ha garantito che impedirà agli anglo-americani di impadronirsi delle sue navi. Ma dopo appena 2 settimane, la flotta francese ormeggiata nella base si autoaffonda. Vengono rese inservibili 61 navi, fra le quali 3 corazzate, 7 incrociatori e 25 cacciatorpediniere. Tolone è occupata e gli italiani utilizzeranno i relitti delle navi come materiale da fusione. Frattanto in Libia le forze dell'asse abbandonano Tobruk e per la terza volta nel corso della guerra si ritirano anche dalla città di Bengasi. La Tripolitania è a rischio, tanto che alla fine di novembre Rommel, senza neppure avvisare il comando italiano, da cui in teoria dipenderebbe, si reca da Hitler proponendo di abbandonare la Tripolitania e di concentrare tutti gli sforzi in Tunisia, regione molto più vicina alle basi di rifornimento. Gli italiani protestano. Sono in Tripolitania da più di 30 anni e sanno che l'abbandono di Tripoli susciterebbe gravi contraccolpi nell'opinione pubblica. Ma Tripoli è ormai indifendibile e alla fine di dicembre anche il generale Cavallero comunica all'aiutante di campo del re che la Libia sarà presto evacuata. Le forze alleate che dal Marocco e dall'Algeria si sono spinte fino in Tunisia sono più numerose e meglio armate degli italo-tedeschi, ma si fermano. E il loro comandante, il generale Eisenhower, decide alla vigilia di Natale di sospendere ogni offensiva, anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Nel mese di dicembre è sempre più difficile il rifornimento delle truppe italo-tedesche in Africa. I mezzi aeronavali del nemico colpiscono soprattutto le navi cisterna. Per gli inglesi è facile individuarle, poiché da tempo sono in grado di leggere i messaggi in codice trasmessi dai comandi dell'asse. Per di più, le mine posate in mare, sempre più numerose, costringono le navi italiane a seguire rotte obbligate. E la migliorata situazione strategica degli anglo-americani nel Mediterraneo rende inoltre più efficiente l'isola di Malta. Di conseguenza, i convogli che dall'Italia vanno in Africa sono sempre più duramente colpiti e alla rotta per Tunisi viene dato il nome di Rotta della Morte. Oltre ai disastri in terra d'Africa, in questi giorni le forze dell'asse debbono registrare anche pesanti sconfitte sul fronte russo. Tra il 19 e il 20 novembre, i sovietici danno il via a una potente offensiva sulla linea del fiume Don, a nord e a sud di Stalingrado. Il 22 novembre, l'armata tedesca comandata dal maresciallo von Paulus viene già chiusa in una sacca. Il 16 dicembre i sovietici conducono una nuova offensiva sul Don che travolge le truppe italiane. Il giorno dopo il ministro Ciano si reca in Germania. Mussolini lo ha incaricato di proporre al Führer un accordo di pace separata con la Russia, ma Hitler rifiuterà. La situazione è al collasso. L'Armata Rossa ha sfondato il fronte tenuto dalle divisioni italiane Cosseria e Ravenna. La divisione alpina Julia sarà chiamata in soccorso e resisterà eroicamente per un mese. Ma devono aprirsi la via attraverso duri combattimenti, poiché i sovietici li inseguono sui lati e cercano continuamente di imprigionarli nelle sacche. Thank you.
L'inverno è particolarmente freddo e gli italiani che non possiedono un equipaggiamento adatto a quel clima si trovano in condizioni fisiche disperate. Il 22 dicembre Hitler proibisce a von Paulus di sganciarsi con le sue truppe dalla morsa di Stalingrado e qui comincia la tragedia dei tedeschi. Il comando germanico chiama in soccorso le truppe di stanza in Francia e blocca l'invio di altri uomini nel Mediterraneo. La situazione è ormai critica, anche se il Führer, preso dall'entusiasmo per i successi conseguiti dagli U-Boat in Atlantico, si illude ancora di poterla rovesciare. In questi mesi si intensificano i bombardamenti sulle città italiane. Nella prima metà di novembre Genova è colpita più volte. Poi tocca a Torino, che vedrà devastati i quartieri del centro, l'università e un ospedale. Il 5 dicembre ha luogo una violenta incursione su Napoli, alla quale partecipano per la prima volta anche i B-17, le fortezze volanti americane. L'effetto di queste incursioni è tale che molti cominciano ad auspicare il bombardamento di Roma. A questo proposito, il 22 dicembre, il ministro Bottai annota nel suo diario come le alte gerarchie del regime parlino apertamente del malumore diffuso in Italia contro Roma, la capitale del disordine e del marasma amministrativo messasi al riparo del Papa. Tanto che ad alcuni di questi gerarchi sembrerebbe politicamente desiderabile un bombardamento della capitale. Il fronte interno si sta sfasciando. Lo stesso re Vittorio Emanuele III dichiara il 7 novembre al suo aiutante di campo che l'alleanza con la Germania gli è stata preparata alle spalle e accenna apertamente alla sconfitta imminente. Il re si preoccupa che Roma sia presidiata da una guarnigione militare consistente e fidata, forse perché già pensa al licenziamento di Mussolini e alle complicazioni che tale licenziamento potrebbe provocare con le truppe tedesche presenti in Italia. Il 23 novembre Ciano annota che il pessimismo tra gli italiani cresce a dismisura. Il 2 dicembre Mussolini parla per l'ultima volta nell'aula di Montecitorio. E il suo discorso è trasmesso in diretta dall'EIAR, la radio nazionale. Quel discorso arriva dopo un lungo periodo di silenzio e deve servire soprattutto a smentire le voci sempre più diffuse di un declino fisico e politico del Duce. Metano, carburante autarchico per eccellenza, incomincia ad avere una razionale rete di distribuzione. Da una zona metanifera dell'Alta Italia, il prezioso carburante gassoso sarà avviato per mezzo di tubazioni e sottostazioni di compressione nella grande zona di consumo del Milanese. Il metanodotto è posato lungo una grande arteria di traffico e si svolge su di una lunghezza di 18 km nella sola zona di Milano. Stazione di distribuzione nell'Odigiano. L'officina di compressione. Come si riempiono le bombole. Carri caricano metano come se fosse benzina.
testimonianza del contributo dato dalla gioventù studiosa. L'inaugurazione dell'anno accademico ha assunto quest'anno particolare significato per la presenza delle famiglie dei goliardi caduti per la patria e dei feriti in combattimento. La consegna dei diplomi honoris causa alle famiglie degli eroici caduti universitari. Gli studenti mutilati presenti alla cerimonia. Accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Milizia, generale Galbiati, il segretario del partito passa in rassegna uno schieramento di battaglioni M in partenza per la zona d'impiego. Bidussoni si intrattiene cameratescamente coi legionari. Mutilati di guerra al corso di orticoltura e giardinaggio istituito per la loro rieducazione dalla Società Orticola Lombarda d'accordo con la Federazione Nazionale Mutilati. I valorosi mutilati alla lezione pratica di orticoltura. Lezione nelle serre. In questo laboratorio organizzato dal gruppo Scesa, 200 signore preparano le pezze anticongelanti per i soldati del fronte orientale. Ogni giorno escono dal laboratorio 2000 pezze che sono immediatamente poste a disposizione dell'autorità militare. Qui si prepara la miscela anticongelante. Le pezze sono immerse nella miscela. Vengono poi ripiegate e messe in una bustina che reca anche l'istruzione per l'uso. Si preparano le cassette che raggiungeranno al più presto il fronte orientale. Sul fondale dei nostri principali porti sono stati individuati dei grossi depositi di ottimo carbone fossile, formatisi nel lungo andare degli anni durante lo scarico delle navi carboniere. In un solo porto se ne sono finora estratte 30.000 tonnellate. Il palombaro risale dal fondale del porto dopo aver individuato la zona dove giace il carbone caduto durante le operazioni di scarico. La benna al lavoro. Si riempiono i vagoni ferroviari. L'asse risponde all'aggressione anglo-americana dell'Africa settentrionale e dal progettato sbarco nemico sul litorale mediterraneo francese con una serie di fulminei provvedimenti. Truppe dell'asse, per ordine del duce e del Führer, procedono all'occupazione del litorale francese e della cosiddetta zona non occupata. Le truppe italiane passano la linea di demarcazione.
verso Nizza. Ingresso delle truppe italiane a Nizza. Le nostre truppe sfilano dinanzi al monumento di Garibaldi. Contemporaneamente alla protezione del litorale francese, il duce ed il Führer decidono l'immediata occupazione della Corsica, della piazzaforte di Biserta e del territorio tunisino. I nostri convogli, sfidando la cresciuta e ostinata offesa aerea e subacquea nemica, si dirigono con gli obiettivi, sotto una buona scorta di naviglio da guerra e di aerei. In vista della Corsica. Il nostro convoglio si dirige verso il porto di Bastia. Sbarco. I vari reparti si dirigono verso l'interno dell'isola. Con le truppe italiane in Corsica, le bocche di Bonifacio, estrema punta meridionale dell'isola. Si inizia lo sbarco. Lo sbarco ad Ajaccio. Le truppe nella città napoleonica. In questa casa, il 15 agosto 1769, nacque Napoleone Bonaparte. Lucerne napoleoniche per le strade di Ajaccio.
monumento innalzato all'imperatore dalla sua città natale. Intanto altro convoglio muove verso le coste tunisine, affrontando vittoriosamente aspri e rinnovati attacchi di aerosiluranti anglo-americani. Nutritissima reazione contraerea del naviglio si accoppia all'azione dei nostri caccia che fanno precipitare in mare parecchi aerei nemici. L'obiettivo ne coglie un drammatico episodio. Un Blenheim mitragliato e incendiato precipita in mare. Protetto da cortine fumogene, il convoglio continua la navigazione. La rada di Tunisi è sorvolata da stormi di aerei da trasporto carichi di truppe. Visioni di Tunisi. Continuano ad affluire i possenti aerotrasporti sul campo d'aviazione di Tunisi. Il convoglio entra nella rada di Biserta. Presente il capo dello Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Riccardi. Il duce riceve a Palazzo Venezia il capitano di vascello medaglia d'oro Enzo Grossi e l'equipaggio del sommergibile Barbarigo. Il duce ha espresso la sua soddisfazione nel ricevere l'equipaggio del Barbarigo, il quale con l'affondamento di due corazzate americane ha accresciuto la gloria della nostra Marina. Come nella Manica, sulle coste del Mare del Nord e della Francia, anche in Norvegia le forze armate tedesche sono pronte ad opporsi efficacemente a qualunque tentativo nemico di sbarco. Esercitazioni di allarme. Una compagnia di fanteria occupa una delle posizioni scagliolate lungo tutta la distesa delle coste. Costa viene avvolta da nebbia artificiale. In brevissimo tempo le singole opere fortificate sono sottratte alla vista del nemico. Nebbia artificiale intorno all'ancoraggio di una nave da battaglia. A
apparecchi da ricognizione vicina e lontana sorvegliano lo spazio aereo fino al limite dei ghiacci eterni. Batterie di lanciasiluri sbarrano gli accessi ai singoli fiordi. Postazioni d'artiglieria mimetizzate da casolari di contadini. Su tutta la frastagliata costa ricca di insenature e di fiordi sono piazzati innumerevoli cannoni di ogni calibro, fortilizi blindati e armi speciali. Le pesanti batterie da costa sono pronte in ogni momento ad aprire il fuoco. Su tutto lo spazio da difendere sono disseminati campi d'atterraggio, dai quali possono in qualunque momento alzarsi potenti formazioni dell'arma aerea. Pesanti e leggere della flotta sorvegliano costantemente il mare che circonda la Norvegia. La costa norvegese, così difesa, costituisce una copertura di fianco insormontabile contro ogni tentativo nemico di violare il continente europeo. La fine ingloriosa della flotta francese a Tolone. Visioni dell'affondamento. Parte della flotta può essere e sarà rimessa a galla. Incrociatore pesante ancora in perfetta efficienza. La corazzata Strasbourg è solamente adagiata sul fondo. La parte della flotta più avariata fornirà invece ottimo materiale di ferro. Nel porto di Nizza le nostre truppe hanno preso in custodia del prezioso naviglio mercantile francese. Visioni di Nizza presidiata dalle truppe italiane. Nacque Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Tirana, l'Albania celebra il 30° anniversario della sua indipendenza. Il luogotenente generale passa in rassegna le truppe. Fervide dimostrazioni di popolo.
Roma. La Guardia Reale Albanese si reca a montare la guardia al Quirinale. Il cambio della guardia con i metropolitani. Il segretario del Partito Fascista Albanese inaugura la mostra dell'artigianato di Albania ai mercati traianei. Visioni di guerra nell'Alto Caucaso. Una pattuglia di esploratori sciatori in marcia sui ghiacciai del Donbai Ulgen. Un'ardua scalata. Solo alpini duramente allenati possono operare a queste altitudini. L'osservatore segnala un gruppo nemico in marcia di avvicinamento. I rossi non possono essere individuati dal reparto rimasto in basso e gli scalatori ridiscendono con fulmini a prontezza per arrivare in tempo. Allarme, bolscevichi in vista. Uno scontro a 4.000 metri d'altezza. Uffici del Ministero dell'Educazione Nazionale. Gli scolari italiani hanno combattuto e vinta una loro utilissima battaglia, cioè il recupero di tutto ciò che per qualunque motivo giace inutile e ingombrante nei ripostigli e nei solai familiari. Ecco i nostri ragazzi fieri del loro fagottino, che concorre a formare e a moltiplicare non solo tonnellate di ottimi metalli, ma altrettante tonnellate di carta, stracci di lino e di lana, cuoio, gomma, vetro, legno, sughero e celluloide. La raccolta inoltre rappresenta una vera e propria esercitazione di lavoro, perché sono gli stessi ragazzi che tengono la contabilità della pesatura dei vari gruppi di rottami. Osservate con quanta serietà ometti e tonnine si dedicano alle loro funzioni. I più piccoli eseguono la raccolta in classe.
così per piccole, innumeri vie, attraverso mani di bimbi e di maestri, nuove e impensate sorgenti di materie prime alimentano la nostra battaglia in terra, in mare e in cielo fino alla vittoria. I nostri pescatori contribuiscono all'approvvigionamento alimentare della nazione con la loro dioturna fatica. Eccoci in una zona del Tirreno mentre si svolge la pesca. Scelto il punto adatto, le reti vengono gettate rapidamente in acqua, formando una larga cintura che poi si restringerà a poco intorno ai pesci. La grande trappola è pronta. Una parte dei pesci andrà a finire nelle reti. I più grossi cadranno sotto i colpi delle fiocine. Osservate questi agilissimi pesci saltatori. Sono i cefali, specialisti nello scavalcare le reti. Allora è necessario ricorrere anche ad una rete orizzontale per impedire ad essi di sfuggire. Malgrado questi accorgimenti, i più audaci saltano anche la rete orizzontale. Ecco i fiocinatori al lavoro. Ogni colpo di fiocina porta in barca un bel esemplare. Gli altri pescatori disimpegnano i grossi cefali dal groviglio della rete. Al ritorno dalla pesca si scaricano e si selezionano i pesci. Non siamo nella leggendaria prateria di Emilio Salgari, ma nel centro rifornimento quadrupedi del nostro esercito. Cavalli e puledri pascolano in libertà. Una galoppata che farà risorgere molti ricordi di antiche letture avventurose. Beverata. Come bravi scolaretti, i puledri rientrano nei recinti. Colpi d'obiettivo nella zona di battaglia intorno a Leningrado. Porta ordini montati su pattini. Il porta ordini raggiunge la sede avanzata di un comando. Reparti d'assalto, armati di cannoncini montati su slitte, tornano da un'esplorazione avanzata. Thank you.
cannocionate di mascheramento. Vedete sulla prima linea. Posizioni di combattimento. Le armi devono essere costantemente ingrassate e ripulite dalla neve. Visioni della terra di nessuno. Là sono i russi. Tiri di disturbo sulle posizioni nemiche. Gruppi corazzati dell'asse in esplorazione verso Teburba si scontrano con forze anglo-americane. Bombardieri all'attacco di gruppi corazzati statunitensi che tentano di avvicinarsi alle nostre linee. Osservate i carri nordamericani fra le esplosioni delle bombe. Ecco i carri nordamericani distrutti sul campo di Gedeida a pochi chilometri da Teburba. Un aereo da combattimento statunitense abbattuto. Questo apparecchio è armato di un cannoncino e quattro mitragliatrici. Questa era la posizione di un reggimento scelto britannico conquistata dopo brevi e violenti combattimenti. In marcia verso Teburba. Gruppi esploranti dell'asse entrano nel paese che, dominando l'accesso della zona montuosa dell'Atlante, ha una grande importanza strategica. Una bomba ha squarciato la strada in tutta la sua larghezza. Paracadutisti britannici prigionieri. Questi sono i primi prigionieri statunitensi. Essi sono protetti da elmetti di acciaio di nuovo modello.